Benvenuti in un nuovo video. Sono ritornata nella vecchia postazione, non so chi se la ricorda, ma ho voluto un po' cambiare. Fatemi sapere se preferite questa oppure la vecchia location, che ovviamente la vedrete spesso, però ogni tanto per cambiare, fatemi un po' sapere. Scusatemi un po' la luce se non è tanto luminoso e che devo fare attenzione, stava cascando tutto alla mia destra. Devo fare attenzione perché altrimenti si vede il riflesso dei miei occhiali ed esce quel verde obbrobrosamente obbrobroso. Allora, oggi siamo qui per fare un mega trial roll. Questo è il mio regalo di compleanno. Vi ho detto che abbiamo fatto un autoregalo. Ebbene sì, ho scelto il sito di Shein. All'inizio ero partita per un solo articolo e poi non so come si è riempito il carrello da solo. Io non sono stata. Ovviamente io ho già fatto le clip degli abiti indossati per questo motivo in try on all. Non è nessun video in collaborazione, non sto sponsorizzando niente, ma ho comprato tutto con i miei soldini. Devo dire la verità che, vi stavo dicendo, ritorno indietro, poi ci sono tantissime cose da dirvi. Io già ho provato tutto, quindi, e devo dire, sono rimasta super super soddisfatta di tutto, di qualsiasi cosa. Quindi vi lascio sia la foto di come comunque la vedete sul sito, e anche mentre io poi sto parlando, e anche il mio video mentre l'indosso. Sono rimasta molto soddisfatta di tutto, ho voluto già provarli, a parte così già ho le clip, già ho fatto le clip, ma anche per darvi una recensione immediata sul prodotto. Devo dire la verità che mai come stavolta è arrivato, anche l'altra volta anche l'altra volta arrivò presto il pacco, ma questa volta si è superato, perché oggi è 2 ottobre e a me è arrivato il pacco il 23, io ho ordinato il pacco il 23 settembre e oggi 2 ottobre è già arrivato e la consegna era prevista per il 15 ottobre, quindi vi ho detto tutto. Iniziamo con due prodottini un po' più scemetti che ho acquistato. Allora, devo fare attenzione a non far cadere nulla. È caduto il telefono. Ho acquistato questo smartphone car holder, che è inglese, mamma mia. Comunque, ve lo faccio vedere direttamente. È un cavalletto per la macchina che poi ho utilizzato. Lo utilizzerò sia per la macchina, si spera. E anche qui, se devo appoggiarlo da qualche parte, devo fare qualche ripresa, sinceramente è molto comodo. Qui mettete il telefono e qua c'è il gancio per metterlo da qualsiasi parte, macchina o non. Vi dico anche i prezzi perché io, visto che ho speso un po' di soldini, ho avuto il 15% di sconto, quindi costava 4 euro, io l'ho pagato 3,40 euro col 15% di sconto, cioè ho avuto il 15% di sconto su tutto l'ordine, però lui mi ha tolto lo sconto su ogni articolo. Ho acquistato questa cover che è bellissima, è tipo questo celestino. Aspettate. Madò, quanto è bella! Mamma mia, bella! È tipo un violetto, violetto barra lilla azzurrino. Però penso sia più lilla. Vabbè, comunque bellissima, veramente molto molto bella, non vedo l'ora di metterla sul mio telefono, anche se sembra un po' più grande, però la dimensione è quella. iPhone XR invece di 2 euro l'ho pagata 1,70 euro. Ok, vi ho fatto vedere tutte queste cose, adesso direi di iniziare con l'abbigliamento. Inizio col primo capo che è caduto per terra. Ora, ovviamente tutto l'abbigliamento si presenta nelle sue bustine. Bella sta cosa, e anche la velina. Allora, io innamorata, e anche adesso sono super super innamorata di questo, di questa, diciamo, camicia. Solo che io, bellissima, non è nera ma è blu scuro, e ha questo righino dove finisce la manica della camicia arancione, il colletto arancione, veste molto molto oversize. Questa qui è il colletto arancione e la scritta però non è arancione ma rossa, cioè questa scritta rossa, questo arancione con questo fondo blu, per me non c'entra un tubo, perché dal sito è bellissima anche così, mi piace, solo che dal sito, e adesso la starete anche vedendo indossata dalla modella, non sembra, il tessuto è bello, però nella foto della modella che io sto guardando anche io in questo momento è un, non sembra proprio un blu, non sembra neanche un nero, però è lucido, è tipo color, è tipo
Seta, io me l'aspettavo più un materiale tipo finta seta, ma no così. Non so manco il materiale che materiale è, per dirvi, non cotone, però non me l'aspettavo così, sincera. Non, adesso non so il tessuto preciso di come si chiama, però devo dire la verità che è molto bella e sicuramente molto fresca, no? Per l'inverno, però adesso non penso che la sfrutterò molto, però più in là la sfrutterò. Io ho preso una XS, vi consiglio, e veste, perché veste proprio larga, vi consiglio di prendere anche voi se siete come me una XS, ma già dal sito lo vedete che è molto molto larga, anche indosso alla modella, infatti appena l'ho visto ho detto no, devo prendere una XS. Giù nell'info box trovate comunque tutti i link, eccetera. Devo dire la verità, sono rimasta soddisfatta perché però non rispecchia tanto la realtà, ecco, è bella ma non rispecchia tanto la realtà. Dal sito non sembrava che il colletto era così arancione acceso, dalla foto potete vedere, però devo dire la verità, molto bella. Sempre solita cosa, super super in busta. Ah, non vi ho detto il prezzo, aspettate un attimo. Allora, questa qui prezzava 15 euro e io l'ho pagata a 12,75 euro. Poi solita velina al suo interno ed è questa maglietta che è veramente bellissima. Non so perché, ma guardando un po' questo la rovescio, raga. Guardando un po' questa maglietta che il tessuto è super fresco, è tipo quel cotone fresco fresco. No, non so se è cotone, vabbè, comunque diciamo fresco fresco. Il materiale mi piace molto perché è bello morbido. Mi sembra un po' con questo scollo a via, con questo taschino, mi sembra tipo quei panni, cioè quell'abbigliamento da infermiere, quel camice verde. Non lo so perché mi viene in mente quello. Infatti c'erano anche altri colori, tipo secondo me questa anche nera era molto molto bella, perché è vero, una t-shirt semplice a mezze maniche. Non troppo corta e non troppo lunga, però raga, secondo me nera fa il suo effetto, con delle collanine, oro, veramente raga, semplice ma molto molto bella. Ho preso, dove sei? Dove sei? Dove sei? Allora, ho preso una S e invece di 6 euro l'ho pagata 2,55 euro. Fantastico, adoro. Andando avanti, ho preso un'altra maglietta. Che questa è tipo un bianco, è un color panna, sì, mettiamolo così, un color panna. Veramente è molto molto bella con questo colletto a collo alto per l'inverno, anche non dico proprio in pieno inverno, però per questo periodo va molto bene, ma anche in inverno con tipo un pellicciotto sopra va super bene, perché non è una manica, non ha una manica a mezze maniche, ma tre quarti, è a costine, è questo tipo panna. Veramente, raga, ha un taglio bellissimo. Vedete qui anche aperto, ma lo starete sicuramente già vedendo. È veramente super bella. Anche con un jeans, io l'ho misurata con un jeans aderente che cade così morbida sopra. Veramente semplice, ma d'effetto. A volte, veramente la semplicità vince su tutto. Allora, io ho preso taglia S, mi sta molto bene. Prezzava a prezzo pieno 8 euro e l'ho pagata 4,25 euro. Devo dire la verità, mi sono trovata stra bene con Shein, ma anche nello scorso ordine e anche in questo. Basta saper scegliere i modelli. Scegliete sempre i modelli che hanno recensioni, non scegliete mai quei modelli in cui nessuno ha fatto una recensione, perché lì rischiate. O vi va bene o vi va male, avete speso soldi inutilmente. Andiamo avanti con un articolo che è molto, cioè le taglie, la taglia in questo articolo che adesso vi faccio vedere è molto soggettiva, nel senso è un pantalone della tuta, solita cosa, ma raga, questo pantalone della tuta è super, sicuramente sarà anche per l'inverno ottimo. Non è felpato al suo interno, è molto leggero, però è talmente morbido. Mia sorella porta una S, infatti lei l'ha misurato e anche gli stava bene, un po' oversize, però a mio un po' grande gli stava, parliamo in italiano, Giulia, che è meglio. Però a me devo dire, io ho preso una M, eccolo qua, è proprio il modello che è largo, perciò se voi lo volete, tipo siete come me, bene o male avete la mia taglia, vi trovate spesso nei miei video quando vi dico le taglie e queste cose qua, allora prendete una M se volete un modello comodo, però
Però devo dire che una S anche andava bene, però io lo volevo proprio così, non volevo quei leggings, scusate, quei pantaloni nella tuta che si attaccavano addosso, volevo una cosa molto più comoda, così un servizietto la mattina, una cosa veloce, l'ho pensata un po' così. E questo pantalone che ha la doppia striscia bianca laterale sotto il polsino, infatti fa tipo quell'effetto Aladino, ma non lo so perché con quell'elastico che stringe sopra un po' più largo. E sopra un po' più largo mi piace troppo, ha la molla in vita, ma avrete visto sicuramente meglio dalle clip. E io questo qui l'ho pagato. Allora, prezzo pieno costava 12 euro, io l'ho pagato 10,20 euro, quindi fattibile, ma anche a prezzo pieno, perché per 12 euro sinceramente ne vale la pena. Io vi ripeto, io ho preso una M, però voi vedete un po' se una io che lancio cose, tanto si deve lavare, o una S o una M, dipende. Poi, andando avanti, mi sono messa a paura, è entrata all'improvviso mia sorella, secondo me si è vista dal video, bene? Poi andiamo avanti con due semplici t-shirt, solita cosa, una bianca e una nera. Vi lascio il link anche di questo perché sinceramente se state cercando delle magliette semplici a poco prezzo, raga, vi conviene tantissimo. Il materiale è super fresco, cioè, non lo so perché, ma il materiale mi sta piacendo tanto tanto tanto, non sembra per niente abbigliamento scadente oppure oddio, ho pagato 2 euro, mo chissà, no, assolutamente. Una semplice magliettina bianca, infatti io vi ho fatto vedere indosso solo la bianca, ma c'è anche la nera uguale. Con questo scollo normale, io l'ho sporcata io di fondotinta, non ci fate caso, mezze maniche. È una semplice t-shirt che non è né troppo lunga né troppo corta, veramente super super bella. Anche di questa vi faccio, vi dico il prezzo. Allora, queste qua io ho preso taglia XS, mi stanno da Dio, invece di 13 euro le ho pagate 8,50 euro tutte e due, quindi raga, fattibile 4,25 euro a maglietta, ci sta. E andiamo con il pezzo forte, l'ultimo pezzo di questo haul, neanche a farlo apposta, l'ho lasciato per ultimo. È stato lui che mi ha spinto a fare l'ordine, dovevo acquistare solo lui e poi, ve l'ho detto, si sono aggiunti al carrello solo loro, io non sono stata. Allora, super super bustone peluscioso, madonna raga, sono stati tipo 2 giorni, non sapevo scegliere, ero indecisa tra lui e altri 2 o 3 modelli. Però alla fine ha vinto lui proprio perché era l'unico modello che aveva tante foto e così vedevo in base ad altre persone come gli stavano, come gli stava. Però devo dire la verità che gli devo far fare un lavaggio, voi lo starete vedendo già indosso, perché perde tanti tanti peli, raga, veramente perde peli. Allora, è questo color. Allora, sul sito dice che è un color castano. Infatti sì, perché non è un color cammello, perché è tra marrone e color cammello, è una via di mezzo. È molto molto bello, non so neanche se si vede bene dall'inquadratura. Tutte queste, è fatto bene, devo dire la verità, per quanto l'ho pagato è fatto veramente bene. Io volevo tipo un cappotto che assomigliasse un po' al Teddy e quindi ci sono riuscita. Sinceramente mi piace molto e poi è super caldo. Io ve l'ho provato anche con mia sorella con una cintura in vita perché non presenta bottoni e forse questa è un po' la pecca. Però voi raga potete anche comprarlo e vi fate mettere il bottone, cioè non è questo il problema. Non ve lo faccio vedere più tanto perché lo starete tenendo indosso, perché manco si capisce. Però devo dire la verità che è molto bello, molto caldo, veramente molto molto bello. Sono rimasta super soddisfatta di lui, ma anche di tutti gli altri capi di abbigliamento. Allora, questo qui io l'ho pagato, aspettate, a prezzo pieno prezzava 21 euro. Io ho preso una S perché raga, veste molto molto grande, proprio largo, quindi io ho preso una S per stare sicura. L'ho pagato, costava 21 euro, infatti il colore è proprio castano e io l'ho pagato 17,82 euro per un cappottino del genere, sinceramente anche per la qualità, perché è fatto veramente bene e addosso è la fine del mondo, lo starete vedendo oppure già l'avrete visto. Sono rimasta davvero tanto soddisfatta, io spero che questo video try on haul vi sia piaciuto, se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!